La ricerca in ambito medico va avanti nei progetti anche grazie all'impegno delle aziende del farmaco come Gilead Sciences, che ogni anno propone due bandi di ricerca, tra cui il Fellowship Program, che è rivolto a ricercatori e ricercatrici di centri di cura e di ricerca italiani. Questo bando ha l'obiettivo di migliorare le cure per questi pazienti e anche la loro qualità di vita. Tra i progetti vincitori negli anni vi è anche un progetto dell'Università di Milano della professoressa Giacomet, un progetto che riguarda l'area delle malattie infettive. E cerchiamo di farci raccontare dalla professoressa questo progetto, che appunto ha vinto il Fellowship Program nel 2018, e di capire bene perché e come è riuscito a migliorare la qualità di vita delle persone con HIV. Grazie professoressa di essere qui con noi e volevo appunto per prima cosa sapere se ci può raccontare il suo progetto, qual era l'obiettivo e come è stato condotto. Il progetto che il mio gruppo di ricerca ha vinto nel 2018, grazie appunto ai progetti della Gilead Fellowship, include donne sieropositive, giovani donne, 28 giovani donne sieropositive fin dalla nascita, quindi che hanno visto una trasmissione materno-fetale dalla loro mamma. Appunto al figlio, e 14 donne sieropositive invece che si sono infettate per via orizzontale attraverso appunto le vie orizzontali di infezione dell'HIV. In queste donne abbiamo valutato la loro attraverso dei questionari la loro percezione della qualità della vita, la loro soddisfazione anche nei rapporti personali con i loro partner, il loro desiderio di maternità, la loro paura di trasmettere l'infezione in caso di maternità, e poi siamo andati anche a vedere il loro quoziente intellettivo attraverso dei test neurocognitivi, la loro percezione di se stessi, la percezione nell'ambito in relazione agli altri. E quindi da qui abbiamo poi analizzato questi vari aspetti in modo da capire il rapporto di queste donne sieropositive nei confronti del loro partner, nei confronti della società e nei confronti di un'eventuale maternità. Dicevo nella premessa che appunto questi progetti premiati dal Fellowship Program cercano appunto di migliorare le cure, la malattia e anche la vita dei pazienti che sono affetti da queste malattie. Come il vostro progetto ha migliorato la vita di questi pazienti? Beh, ecco, i dati emersi da questo progetto hanno evidenziato che c'è ancora uno stigma nei confronti delle persone sieropositive. Ossia, è molto difficile per una donna sieropositiva, dopo l'incontro col partner, riferire di questa sieropositività. L'altro aspetto che è emerso, la paura, nonostante una terapia che permette di far nascere una donna che si cura, infetta un figlio sano, la paura lo stesso di trasmettere l'infezione del virus. Questo soprattutto lo abbiamo visto nelle donne sieropositive che avevano acquisito l'infezione dalla madre, perché il motivo della loro infezione è stata proprio la gravidanza della madre e il parto. E poi abbiamo anche riscontrato altre conclusioni di questo lavoro, per esempio la difficoltà di parlare con la famiglia, di avere un supporto da parte dei familiari nella loro infezione. Per cui ovviamente questi dati sono stati discussi con la nostra psicologa che segue i nostri ragazzi in modo da poter diciamo, supportare queste giovani donne dal punto di vista psicologico, e ovviamente questo deve portare la comunità scientifica a evidenziare questo problema, il problema psicologico, il problema dello stigma, il problema della maternità, in modo da aiutare queste giovani donne ad affrontare la maternità con consapevolezza, ma anche con una certa tranquillità.
Quanto è stato importante il supporto del Fellowship Program per portare avanti il vostro progetto? Ma sicuramente è stato fondamentale, importantissimo. Noi sappiamo benissimo che, soprattutto nella sanità pubblica, non abbiamo sempre la possibilità di poter avere delle figure professionali che ci possono aiutare nel nostro lavoro. E questo fellowship ha permesso di poter avere degli psicologi che non soltanto seguivano queste giovani donne per il progetto, ma che poi le ha anche supportate psicologicamente per poi affrontare eventuali gravidanze. Quindi nel progetto questo bando è stato fondamentale, altrimenti io non avrei potuto fare questa ricerca. E credo che quando c'è la possibilità di avere dei fondi aggiunti rispetto a quello che diciamo, la sanità pubblica o comunque la stessa università ci concede a noi ricercatori, sono sicuramente delle possibilità essenziali per coordinare altri lavori di ricerca. Ecco, ovviamente il suo gruppo di ricerca è molto attivo, il gruppo in cui lavora, e sta portando avanti vari progetti di ricerca oltre a questo. Come vi state muovendo? Su cosa state lavorando ora? Sì, effettivamente la ricerca è un punto fondamentale perché noi siamo una clinica pediatrica universitaria, quindi i giovani hanno piacere di partecipare appunto a queste ricerche. Noi vediamo bambini con infezioni, abbiamo un ottimo team che segue bambini sieropositivi, ma seguiamo anche altri tipi di infezioni e seguiamo anche i bambini che sono nati da donne sieropositive che fortunatamente non sono infetti. Ecco, ora il nostro focus, noi ci stiamo focalizzando verso questi bambini che appunto fortunatamente non sono infetti, non sono HIV infetti, ma che possono vivere in determinate famiglie che hanno delle problematiche sociali. E comunque ricordiamo che sono bambini che durante la gravidanza sono stati sottoposti a una terapia farmacologica della mamma che ha assunto durante tutta la gravidanza. Quindi stiamo monitorando eventuali effetti collaterali, stiamo monitorando eventuali anche disturbi neurocognitivi di questi bambini. E ovviamente non è facile capire se questi eventuali disturbi neurocognitivi sono dovuti al fatto che questi bambini sono stati esposti durante la gravidanza a una terapia o al virus stesso, oppure quanto possa incidere l'ambito sociale nella maturità psicologica di questi bambini. Quindi in questo momento ci stiamo soffermando proprio sulle eventuali diciamo, sequele a distanza di questi bambini. E lo facciamo nel corso degli anni. Noi sappiamo che le terapie a cui sono sottoposte queste mamme sono migliorate nell'arco degli anni. Anni fa avevamo delle terapie che invece potevano presentare degli effetti collaterali, quindi vogliamo capire se effettivamente c'è stata una modifica negli aspetti psicosociali di questi bambini dati da madri sieropositive nel corso degli anni. Grazie professoressa, la ringrazio della disponibilità e in bocca al lupo per i prossimi progetti.